Il Zizigorm era una nave mercantile britannica. Fu varata il 9 aprile del 1940. La sua lunghezza è di 126 metri con una larghezza di 18. Partì a pieno carico da Glasgow il 2 giugno del 1941 con destinazione Alessandria d'Egitto. Per evitare le flotte italiane e tedesche nel Mediterraneo, fece la rotta di circumnavigazione dell'Africa passando da Cape Town. Ciò nonostante, fu affondata il 6 ottobre 1941 da un bombardiere tedesco. Affondò praticamente intatta, se si esclude la parte poppiera, e con le stive ancora cariche. Il carico includeva fuoristrada Bedford, svariate motociclette BSA e Norton, addirittura due locomotive Strainer classe 8F. Ma non solo, infatti erano presenti svariati proiettili di diversi calibri. Il relitto fu scoperto nei primi anni 50 dal grande Jacques Cousteau ed ora è uno dei siti immersioni più famosi al mondo di cui si narrano grandi leggende. Sarà un'avventura. Si parte. Ok, cambio di mezzo, siamo arrivati al porto. Prendiamo la barca adesso. Tarek, nice to meet you, Andrea. Nice to meet you, Andrea. Lui sarà la mia guida oggi. La Wind Kappa. Preparato la mia equipment e adesso me ne vado su a riposarmi un po'. Abbiamo 3 ore di navigazione, ne faccio, faremo colazione, dormo un pochettino, pronti per le immersioni. Vai. E intanto abbiamo fatto amicizia col vicino di barca. Salam aleikum. Aleikum salam. Ciao. Ed ecco il deck superiore, qui è dove ci rilasseremo le 3 ore del viaggio. Qui è dove dormirò. E si parte. Destinazione Zizigolf. Durante la colazione ho l'opportunità di presentarmi agli altri subacquei e si inizia a fare anche due chiacchiere. Iniziamo a parlare del Zizigon, della sua storia. Qui inizio veramente a capire l'importanza di questa immersione. Stiamo per andare a visitare una pagina di storia recente. Adesso ce la dormiamo un pochettino, 3 orette di relax. Durante il dormiveglia inizio a sognare su quello che vedrò. Chissà quali segreti riserverà per noi il Zizigorn. Le ore passano velocemente e siamo già al momento del briefing. Tarek, in maniera molto professionale, si presenta e ci fa presentare anche a noi. Così facendo, scopro che i miei due compagni di immersioni sono Mike e Jeff, un Advance e un Dive Master. Briefing continua e iniziando a conoscere tutti i dettagli dell'immersione si crea un mix di adrenalina e curiosità che ci rende totalmente pronti all'azione. Si parte! Finalmente siamo in acqua. Inizieremo l'immersione visitando la parte esterna della barca per poi penetrare le stive di carico. Thank you.
abbiamo la risalita, con qualcosa dentro di noi in più rispetto a quando ci siamo immersi, che ci porteremo con noi per sempre. Grazie Tizi Gorm.